Ok, facciamo il punto della situazione allora. A sinistra? A sinistra. Oggi è una cosa un po' particolare, vero Nicolò? Sì. Ok, mantieniti sulla strada, dobbiamo fare un bozzo. Ti ha mandato le coordinate? Sì. Sì, dicevamo, è particolare perché tanto è di giorno, stiamo venendo qua in fretta e furia perché un mio collega Urbex era appunto in esplorazione qui. Si parla di un mostro ecologico, era un complesso di case e appartamenti che è stato costruito all'incirca una quindicina, ventina d'anni fa e poi è stato abbandonato, mi pare, per un rischio idrologico, qualcosa di simile, ecco. E nulla, lui è venuto appunto in esplorazione per curiosità. A una certa ero ancora al lavoro, io ricevo sta chiamata, strano, di solito non mi chiama, sa che sono al lavoro, ho detto vabbè rispondo, magari ci siamo, è qui. Ah, qua? Sì, magari ha bisogno di qualcosa, rispondo, lo sento tutto ascimmiato, cosa succede? Guarda, ero in esplorazione nel mostro ecologico e mi è successa una cosa strana. E cosa è successo? Praticamente mi racconta che mentre stava esplorando a una certa, era già, eccolo qui, ci siamo? Sì, è questo qua, se non sbaglio è questo qua, okay. Le indicazioni mi dicono qui, a una certa ero già da un quarto d'ora sul posto, sento parlare all'interno di una di queste strutture e dice vabbè tranquillo, è giorno, ci sarà venuto qualcun altro, poi qualche abusivo che pare che ci venga ad abitare soprattutto nei periodi caldi. Cioè, vabbè, comunque entro, no? E sentiva parlare, ma più di una persona, si pensava qualche ragazzo, qualche ragazza. Nel momento in cui varca la soglia, ha sentito una voce, un bel tono che l'ha intimato, tipo vattene, gli ha intimato di andare via. E subito si è irrigidito, brivido dietro la schiena, ha continuato a guardare, dentro non c'era nessuno, però lui la voce l'ha sentita perfettamente ad orecchio nudo. È un EVP ambientale. Sì, ma bello potente, perché lui addirittura poi dopo mi ha spiegato, pensavo magari fosse, che ne so, qualcheduno appunto, qualche abusivo, piuttosto che le forze dell'ordine, nel senso, pur essendo tutto aperto, magari hanno visto uno con zainetto, tutto imbragato, che andava. Sì, perché spieghiamolo, non era un indagatore paranormale, ma era un urbex. No, quindi un puramente urbex. Questo posto è accessibile a tutti quanti, non c'è pericolo, non ci sono cartelli né niente. Lui quindi per curiosità è venuto, al che si è irrigidito, ha preso, se n'è andato subito, e sapendo che il Midnight Team e quant'altro, mi ha chiamato immediatamente, mi ha raccontato sta cosa, mi ha mandato le coordinate. E niente, appena uscito dal lavoro vi avvisati, ecco, siamo esatto qui. Esatto, perché oggi non era neanche in programma l'indagine, assolutamente, ci stavamo preparando per altri luoghi, però vista la chiamata, la segnalazione, abbiamo deciso di dire ok, ce ne abbiamo un paio d'ore per fare sta cosa. Sì, esatto, siamo venuti, chi non ce l'aveva se le intagliate tipo me, perché ti dico, lui non è scettico, è peggio di me e di te, quindi che mi abbia chiamato sul lavoro e mi abbia raccontato una cosa del genere vuol dire che non mentiva. Sì, si è spaventato proprio, si è spaventato davvero. Ok, perfetto. E allora io direi che a questo punto, come si suol dire? E iniziamo le indagini. Iniziamo l'indagine. Ok, eccoci qua. Allora, stiamo procedendo nella selva, chiamiamola, qui tutto rovi, però meno male che c'è il nostro Nicolò che va avanti con il machete e ci fa un po' di strada, perché qui senza il machete, senza un'ascia, sarebbe impossibile andare, perché questo posto è stato completamente ripreso dalla natura. I rovi sono veramente tanti. Qua alla mia sinistra c'è un lampione che ricorda molto Narnia, un lampione elettrico nel mezzo proprio alla selva più fitta. E è pieno giorno, quindi per ora diciamo pericoli non ce ne sono, anche gli animali non dovremmo incontrare nessuno, perché comunque c'è una strada qui vicino
e anche se non molto trafficata, sicuramente è quel che basta per far sì che gli animali non siano, diciamo, troppo presenti in questo posto. Sì, ma là devi farlo, non qua. È molto triste questa cosa che in mezzo praticamente alla natura abbiano costruito un mostro di cemento così imponente e lasciato qua a marcire, diciamo. È stato proprio lasciato come residuo post-apocalittico di un'era eccessivamente costruttiva. Schiaffo quello lì. Che c'è qua dentro? Una macchina. Addirittura. Cos'è una Peugeot 105, no? Cos'è? Una Peugeot? Questo è davvero strano. C'è un'auto qua dentro, un'auto abbandonata. È una Peugeot e non riesco a capire il modello perché il primo numero non si legge più, si è staccato, c'è scritto soltanto 05. È una Peugeot bianca completamente abbandonata qui alle mie spalle. Cioè, io trovo che sia una cosa orribile questa, orribile. Questo poteva essere tutto bosco, tutto selva per gli animali. Averci costruito e poi abbandonato, cioè, è una cosa veramente disgustosa. Qui la strada si fa sempre più impervia. C'è Nicolò che sta facendo strada con il macete. Nicolò, puoi fare un po' più pulizia qui perché sennò non passiamo, se ci facciamo male, via. Veramente, era molto seco, devo portare. Un po'. Grazie. Anche lì c'è un'altra macchina. Dov'è? Dietro di te. Ah, eh sì. Non si vede ora, ma qua c'è un'altra macchina abbandonata e demolita mezza. Vedi, a volte ci chiamano il gruppo armato perché abbiamo le asce e i macete quando andiamo nel bosco. Questa è la dimostrazione palese del perché portiamo dietro queste cose, perché se c'è da farsi strada in un posto del genere, come fai? Allora, o proviamo a passare di qua, ma ci mettiamo un po' a farci strada, perché c'è pieno di raspe e di robi. Altrimenti di là ho visto un ponte di metallo, ma non so se ci consente l'accesso agli altri edifici. Qui ce ne abbiamo subito uno a 3, no, 3-4 metri di distanza, solo che è veramente fitto qua, i robi, sono veramente fitti. Pensi di riuscire a fare strada? Allora, strada la facciamo, ci mettiamo un po'. Ok, abbiamo passato il primo punto con l'aiuto ovviamente di Nicolò con il macete. È passata più o meno un'ora da quando abbiamo staccato per farci strada nel bosco di rovi. E ora siamo praticamente a un altro tipo di bosco. Però dovremmo essere vicini alla location che ci ha indicato l'Urbex, il collega di Nicolò. Vediamo se casco e mi spacco la testa.
passa di qua. Sono delle scale qua. Effettivamente non è straordinario perché c'è tutte belle pulite, non so se segno di civiltà. Vai, vai. Mollo? Sì, sì, vai. Piscina nella quale sarebbe meglio non cadere. Acqua nera, acqua nera putrida. Tre occhi, due braccia, sette gambe. Volevo far notare che questo posto qui è completamente coperto dalla vegetazione. Questo punto qui in cui noi siamo non è neanche visibile dalla strada. È una villa, una villetta stile moderno, tra l'altro molto cemento, con la piscina, qui quello che si può chiamare un giardino, una scalinata molto carina, e praticamente questa scalinata porta alla strada dove eravamo prima, quella piena di rovi, quindi completamente inaccessibile e invisibile, è stata del tutto ingoiata dalla natura questa abitazione. Io appena l'ho vista ho avuto una sensazione molto strana, che è stata quella di avere già visto questo posto, cioè in un sogno, veramente, no? mi è angosciantemente familiare questo posto, come se lo avessi conosciuto per molto tempo e poi dimenticato per qualche motivo. C'è attività? Sta suonando, sì. No, non segna più niente. Sto indietro? Scusa, Davide. Mi sposto. Mamma mia, veramente. Non segna più niente adesso. Pieno di insetti. Che segnava? Andava in rosso, sì, l'RF andava in rosso e il K2 era basso, ma... Sì, però adesso niente. Zanzare. Sono zanzare. Sì, sono zanzare. Dentro. Hai sentito nulla di strano per ora, a parte l'RF che suona? No. No, per adesso nulla. No, c'è pieno di insetti, di c'è l'RF che ogni tanto mi dà dei picchi in posti completamente a caso, o perlomeno penso a caso. Proviamo a entrare dentro, vai. Questa è la seconda parte di questa villetta. E qua prima non suonava, per esempio, adesso suona. E poi da qua si vede che c'è una sorta di scantinato, però c'è la porta bloccata, quindi suona. Lì c'è qualcosa. Porca, quanto sono potente.
schiena. Le cantine con le scale che vanno su. A metà, da un all'altro, è normale. Non facciamo prima tutto sto piano? Sì, sì, sì. Vedere le scale. Ah, le scale sono sicure, Nicolò, perché è tutto cemento armato questo. Sì, sì. Questo non viene giù neanche con una bomba. Senti qualcosa? Ah, sto aprendo un po' una porta, se riesco. Andiamo su. Se là non c'è niente. Sì. Sì, cioè è chiuso ed è questa è la porta che dà sulla prima casa dove siamo entrati. Ok, andiamo su. Questa è proprio la porta. Vuole che andiamo su, mi sa. Vuole che andiamo su? Prendo un sì. Che niente. Perché va su e giù. Però non suona. Prima sono salito, non suonava così qua. Sembra di sentire i sussurri, però è vero anche che c'è, essendo nella vegetazione, potrebbe essere animali. Sento suoni molto lontani, non sento niente di nitido. Continuo ad avere la mia sensazione molto strana riguardo a questo posto, come se veramente lo avessi già visto, come ho detto prima. Ma è più di un averlo già visto, è proprio un discorso come... Mi sento come se ci avessi già vissuto e poi per qualche motivo lo avessi dimenticato. Veramente strana questa sensazione. Sei qua, Clo? Sì, sono nella casa. Mi pare che di là c'è l'accesso per qualcos'altro. Come, scusa? Di là c'è l'accesso per un altro luogo. Vedi? Sì. Si può salire ancora. Volendo si può salire ancora. Sì, saliamo. Poi non so se ci collega perché ho visto delle riviere, probabilmente ci. Non ci può vedere. Ma anche di qua si passa. Queste sono le ringhiere che ci ha fatto girare abbastanza, ci mi sa. Mi è sembrata di sentire una voce. Una voce? Sì, che diceva sì, molto fievole, non sono sicura. Però lo dico, non si sa mai.
Nicolò, secondo te perché sono stati abbandonati questi posti qua? Penso per rischio idrologico, credo. Sono appoggiati praticamente tutti sul terreno e da quel che ho capito non hanno granché di fondamenta, di conseguenza inzuppandosi c'era il rischio di crollo o qualcosa di simile. In effetti non è che sia messo proprio bene per essere 10 anni. Però ecco, non è una verità assoluta, non ne sono sicuro. Comunque, da come sono messi, sembra che non ci abbia veramente mai abitato nessuno qua. No, no, infatti non ci ha abitato nessuno. Quando le hanno costruite poi le hanno chiuse. Praticamente le hanno chiuse, sono 15 anni. Beh, però sì, qualcuno ha iniziato il trasloco. Che qualcuno ci avevano abitato, che no, per un piccolo periodo ci hanno abitato. L'avevano cominciato ad arredare e poi non gli hanno dato... Ah, ok, qualcuno stava iniziando ad arredare, sì. Perché comunque abbiamo visto, capisco i mobili passano, ma giocattoli... No, stavano facendo, anche perché erano tutte case vendute. Le hanno vendute tutte le case ancora prima di farle. Senti, niente detta? No. Niente. Tranquillo. C'è un rompetto da fare? C'è un salto? Piccolino. Guarda, fai pure. Un salto da fare qua. Occhio. Questi che sono agaci. Ma penso questo qua non è edera. Sì. Sta qui. È rampicante. Suppongo che sia tutta edera. A quella scala là mi ha rilevato proprio una figura umana. Mi sembrava tu di sentire parlare. Non mi ha rilevato niente, ma vedo questa nube qua, anche adesso salendo l'ho vista lì dalla porta, nell'angolo in basso a destra della porta. Orca puttana!